Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ho preso il caffè e adesso mi metto a lavorare al PC, ma metto il mio brodino. Mi prende la pressione a cucinarsi. E ci ho messo un sacco di patate. Questa è una cipolla con i chiodi di garofano infilzati, vedete? Mi piace tantissimo l'aroma dei chiodi di garofano. Poi ho messo quattro patatine perché sennò rischiavano di andare a fiorire. Comunque mi piace perché poi le levo e le mangio a parte con un filino d'olio buonissime. Anche le carote e anche la cipolla, devo dire la verità. Mangio tutte queste verdurine a parte e brodo di pollo. Ci ho messo anche un pochino di passata di pomodoro, prezzemolo, un pochino di sale, il sedano ovviamente e poi appunto carota, cipolla e patate. Adesso mi metto a editare il vlog e non ci vediamo. Buongiorno, 16 di dicembre. Il 16 di dicembre io il regalo non ve lo posso far vedere. E voi vi starete chiedendo, ma Silvia, perché non ci puoi far vedere il regalo? Vi faccio vedere la casella, guardate quanto è carina, molto romantica, ma il romanticismo si ferma lì, perché all'interno, ragazze, c'è un completino sexy. Ecco qua, non vi posso far vedere di più, è un completino super sexy, quindi è un regalo per lui e per me, diciamo, lo indosserò io. Non è un completino sexy per lui, è un completino sexy per me, che però regalo a lui, quindi siccome il 16 sarà un sabato sera, quindi ci vedremo sicuramente, cartoncino con la dedica non ve lo posso leggere per ovvi motivi, e invece la poesia ve la posso leggere. La poesia è di Georges-Louis Borges e dice: stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo. Bellissima poesia. E dentro ci sono anche una monetina e un Kinder Bueno, che sono le uniche cose dolci. Il resto è tutto piccante. E quindi vado a ricomporre il tutto e noi ci vediamo domani per il giorno 17. Ciao! Ennesimo caffè. Ragazze, questa tazza l'avevo presa da Tiger ed è perfetta perché è una di quelle che ci sta qua sotto, perfetta, d'altezza, però è grossa perché quelle che ho, che ci stanno là sotto, sono basse. Siccome l'ho rivista da Tiger, dopo quando torno dallo studio della dottoressa Iacchini mi prendo il tram 27, se non sbaglio, e mi fermo davanti a Tiger in corso 22 marzo a Milano e la ricompro. Così peraltro compro anche qualcos'altro per fare i pacchetti. Voglio quelle cavolatine che si attaccano, tipo i babbo natalini, quelle robe lì carine che si attaccano ai pacchi per decorarle. Ho già preso qualcosa, però voglio prendere qualcos'altro. Più che altro no, le etichette le ho già prese, vorrei prendere tipo dei rametti, delle cose così per fare il pacchetto più carino. Vediamo qua nella mia bustina che cos'ho. Sì, infatti avevo preso questi qua, quindi ne ho tipo 1, 2, 3 e 4. Ne devo prendere altri perché i regali sono sicuramente di più, e quindi sì, altri di questi, quindi ne ho 4. Molto bene, e devo prendere quindi altre cosine. Avevo preso anche questi l'anno scorso, sono piena di... Questi li avevo usati per il calendario dell'avvento dell'anno scorso, ma tanto servono sempre, arriveranno altri calendari. E ok, sì, ecco, tipo questa è bella da mettere per esempio sotto e fare, sì, vedete, queste robe qua voglio, tipo queste robe qua così da attaccare. Ne ho 4, 5 con la stella, insomma qualcosina la devo prendere e quindi ci passo. Poi prendo anche la tazza e poi devo andare a cercare la ricotta di pecora e dei pomodorini ciliegino belli rossi per fare il sughino alla ricotta per domani, che gli ho promesso che gli facevo il piatto che tanto mi era piaciuto, pasta con ho fatto la ricetta l'altro giorno, mi piace quel piatto, è buonissimo. Comunque, brodino pronto, vlog quasi editato, ragazzi, non io che praticamente dico ogni vlog, in ogni vlog,
questo vlog sarà cortissimo, ero convinta stavolta, ho detto no vabbè avrò girato un quarto d'ora di clip, un'ora. Cioè io ho proprio una disfunzione nel percepire questa cosa, vabbè dopo lo finisco, mangio al volo, tristissimo pollo con contorno tipo boh, o zucchine grigliate o faccio dei broccoli, cioè una roba proprio ospedaliera, ma ho fretta. Vorrei comprare anche le olive nere, me lo devo segnare perché sennò io mi dimenticherò, perché poi farò la spesa con calma, però per la pasta di domani mi servono olive nere, poi mi serve quegli gnocchettini là che avevo preso appunto all'Eurospin, ricotta, e così faccio il pranzo di sabato, poi con calma farò la spesa, magari mi porto anche questo, vabbè, vediamo se fare tutta la spesa, se faccio in tempo quando torno dallo studio. Nel frattempo sto scongelando della ringa, no, non sono diventata tipo norvegese e non ho intenzione di mangiarla a colazione, ma ho intenzione di fare quell'insalata pazzesca, per quello mi servono le olive nere, che mi aveva insegnato una, cioè suggerito, insegnato una di voi, e io da allora, cara, non ho mai più smesso di fare d'inverno questa insalata, che è tipo uno dei miei must e piace tantissimo anche a Christopher. È un'insalata siciliana che si fa appunto con l'aringa affumicata che avevo preso appunto all'Eurospin e ce l'avevo surgelata, il finocchio, l'arancia e le olive nere. Si condisce con olio, sale e pepe, una roba di una bontà unica. Domani la voglio fare appunto per Christopher, a cui piace veramente tantissimo. Si può fare anche con i gamberetti, però con l'aringa è proprio la morte sua. Il brodino invece avrà intenzione di cucinarlo stasera, non so se verrà a Chris, a cui peraltro piace moltissimo, quindi tipo vorrei del pollo e il brodino, la pastina in brodo, non so se lui la vuole col formaggino o meno, ma gli piace tanto, ma non so se lui stasera verrà, perché è praticamente in Svizzera a fare tipo una gita natalizia con il suo team di lavoro, loro lo fanno sempre, ed è andato praticamente, una roba che organizza proprio l'azienda, ed è andato su un ghiacciaio, non so ben definito quale ghiacciaio, ci deve essere un freddo pazzesco tipo meno 20 da quello che mi ha detto, e guardatelo qua sul trono di ghiaccio, cioè seduto sul trono di ghiaccio, aiuto. Mi ha già promesso di portarmi, non vedo l'ora perché deve essere un posto fantastico, guardate tipo il posto dove devono mangiare, cioè io adoro, cioè è bellissimo, è stupendo sto posto. Poi mi ha fatto vedere anche una foto, guardate quanta neve, bellissimo, ed è salito su questi aggeggi, mamma io ho terrore delle funivie, praticamente doveva anche passare su tipo un ponte tibetano, attraversarlo tipo a piedi, ma non l'ha fatto perché era chiuso per il troppo freddo, io felice, praticamente è in questi luoghi qua. Comunque se mi ci porta io sono molto 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 contenta. Sì, opterò per le zucchine. Che caos che fanno, semplicemente perché sono super veloci, cioè faccio il pollo, poi nella stessa padella del pollo metto un po' di zucchine, si scongelano e mangio, mentre i broccoli dovrebbero cuocersi, è tardi, io devo essere da loro in studio alle 4:30, ma Milano con i mezzi e tutto, tipo devo uscire fra un'ora ed è tardi. E voilà, sano, veloce, pratico. Adesso mangio, ci aggiungo qualche galletta perché sennò muoio di fame tra un'ora perché non ho carboidrati, quindi sì, mangeremo tutte queste gallette così. E vi devo dire una cosa, allora Christopher mi fa regalo per la Befana, l'anno scorso mi ha regalato un anello bellissimo, quello a forma di cuore che mi vedete spesso di 9,25, quello nero a forma di cuore, quest'anno mi sono appena giocata la sorpresa della Befana, nel senso che l'ho scoperta. Come l'ho scoperta? Voi dovete sapere che la mia cantante preferita in assoluto non è Madonna, perché è stata soppiantata nel tempo da una passione più recente, quella di Madonna, risale alla notte dei tempi, per una cantante perché io sono completamente pazza. Per il resto io praticamente solo cantanti uomini che mi piacciono, ma due donne mi fanno uscire di testa. Una non credo
spero che faccia mai più concerti in vita sua, anche se io tipo andrei tipo anche a Londra domani, comprerei subito il biglietto, cercherei di fare in modo di fare questa cosa, ed è Shadei. Lei, per chi non la conoscesse, è quella di Love and Stronger Than Pride, Love Secret, mi pare che si chiami in altro, insomma, tutte quelle belle sue canzoni che io amo e adoro. Se non hai mai sentito Shadei, non sai cosa ti perde, devi assolutamente cercarla. È scritto Sade, anni 90 spopolava, io sono cresciuta con la sua musica e la amo, una delle mie cantanti preferite in assoluto. L'altra, che è molto più recente, è Lana Del Rey. Io amo Lana Del Rey, soprannominata da me ironicamente Lagna Del Rey, perché praticamente sapete che si dice che fa solo canzoni un po' melanconiche, tristi, ma io la amo, è così sexy. Cioè Lana è proprio, non lo so, iconica, io la amo. E ho passato quest'anno e mezzo in cui conosco appunto Chris, da cui il tempo da cui conosco Christopher, a dire amore quanto sarebbe bello se Lana facesse un concerto. Non farò mai un concerto, io se facessi un concerto andrei domani. Lui non conosceva Lana Del Rey, se non così di nome. Io gliel'ho fatta conoscere, si è innamorato, abbiamo delle playlist in comune su Spotify, ascoltiamo Lana Del Rey praticamente spessissimo. E Lana Del Rey era il 4 giugno! Hanno tirato fuori la notizia, mi pare il 13, oggi è 15. E lui praticamente ha scritto la newsletter degli eventi musicali e quindi gli è subito arrivata la notifica e ha detto regalo subito il biglietto a Silvia. Io oggi gli ho scritto no, gli ho scritto soltanto così nella chat, no, di WhatsApp mentre lui andava in Svizzera. Ho scritto no, non puoi capire, aiuto, sto impazzendo. E lui, no, cazzo, proprio così, io ho capito già, mi stai rovinando una sorpresa. E io continuavo a scrivere e basta, e lui, credo che sia quello che penso dalla tua reazione. E io, arriva, cavolo, arriva a Milano. E lui, va bene, ok, scrivilo tu, perché se non è quello mi sto rovinando una sorpresa. E allora io ho mandato la foto del concerto, della locandina del concerto, e lui mi ha detto no, ma io ho preso questi biglietti per il tuo regalo della Befana. Te lo devo dire, se no ne compriamo tipo qua. Cioè, due li compri tu, due li compro io, e poi vabbè, si rivendono, però. Insomma, mi sono fregata la sorpresa, però. Tipo, io vorrei che fosse domani, il 4 giugno. Troppi mesi. Cioè, sono 6 mesi di agonia. Lana. Prendeteli subito, ragazze, se vi piace, perché finiranno. Sono solo posti in piedi di due fasce di prezzo all'ippodromo di San Siro. Unica data, il 4 giugno. Eccomi, sono in centro, perfettamente struccata, perché voglio che assolutamente il dottore veda il mio viso così com'è, insomma, devastato. No, scherzo, così com'è, insomma, senza artifici di... coda tirata, mascara, così, real. Se non mi deve vedere lui così, non so chi, perché ovviamente mi deve dare un parere. Quindi adesso manca un quarto d'ora all'appuntamento, sono a due passi e, come vi dicevo, dopo tornando voglio passare da Tiger a prendere delle cose. Qua vedo un fashion outlet con delle borse molto belle, sembrano carine queste. Bella. Oddio, ma questa davvero costa 8,95 e 5,37. Non so di che brand possa essere. Magari dopo ci faccio un salto. Hogan, vedo. Ovviamente non ho assolutamente 545 euro da spendere, però magari speravo nel poter trovare magari il secchiello, ma non vedo nulla. Non vedo assolutamente nulla di quello che ho in mente. Oh, che bella questa Givenchy rosa, bella. Vabbè, comunque è tardi, devo andare. Qua invece, ragazze, c'è Intrend, questo con le insegne gialle, che è praticamente l'outlet degli smarchiati di Max Mara e del gruppo, insomma, Max Mara in genere, tutte le linee di Max Mara, la prima linea, poi sapete ci sono tutte le altre, Marella eccetera, Weekend, insomma tutte le varie. E invece qua in galleria c'è
il centro medico Iacchini, proprio dove c'è scritto questo Highline Outlet, dopo quel portone c'è il portone della dottoressa e sono in orario, per fortuna. Outfit super comodo, ho messo gli UGG, una tuta di Glow Mode, la borsa di Michael Kors e questa vecchia pellicetta, credo di Bershka, con una sciarpona perché c'è freddo, la sciarpona mi conforta. Allora ragazze, eccomi, sono arrivata in studio e oggi non vedrete il dolce visino della dottoressa Eleonora perché qua in studio c'è suo marito, il dottor, credo Biafora? Dai, ho azzeccato l'accento. E ovviamente faremo la mia solita bio che sapete faccio tutti i mesi, la faccio sempre con Eleonora, oggi appunto la farà il dottore, ma la faremo dopo aver valutato la fattibilità sul mio viso, un po' per quelle che sono, diciamo, le mie richieste, che come sapete metto sempre nelle mani del dottore, perché un conto è quello che vogliamo noi, un conto è vedere se il trattamento è adeguato, perché magari ci facciamo delle idee su dei trattamenti ma non sappiamo poi a che cosa servono effettivamente e quali sono i risultati. È sempre molto importante, secondo me, che capiamo esattamente qual è la finalità di una pratica, perché sennò poi magari si rischia di rimanere insoddisfatte. Quindi adesso niente, valutiamo il mio viso, sono perfettamente struccata e vediamo se il filler temporale a cosa serve, quando si fa, se può diciamo essere adatto alla struttura del mio viso e a quelle che un po' sono le mie esigenze, che sapete ho sempre un po' questo cruccio, però insomma ci sono anche 52 anni, quindi qualche cedimento sicuramente c'è, è naturale che ci sia e ce ne prendiamo cura con estrema tranquillità, ecco. Allora, ciao a tutti, ecco, decisamente non sono Eleonora. Allora. Eleonora oggi non c'è, sono nelle mani del dottore. Allora andiamo un po' a vedere questa cosa qua, insomma, queste mie richieste. Esatto. Stavamo parlando prima con Silvia di un po' quali erano le richieste, insomma volevamo un attimino, diciamo quello che lei era il suo desiderio, voleva capire un attimino cosa fare per ridefinire un pochino questo contorno, esatto. questa zona. Ovviamente Silvia ha un viso molto bello, magro, piccino, esatto. E quindi questo è un bel pregio, perché si può fare una cosa molto mirata, delicata, piccina, a portare a casa un bel risultato. Quello di cui abbiamo chiacchierato noi è il filler temporale. Lei vi ha fatto vedere il contenuto mio di Eleonora di qualche tempo fa, quindi non vi annoio con i dettagli tecnici. Poi mentre glielo faccio vi spiego qualcosa, esatto, vi dico qualche notizia e vedrete da lei che non soffre, non urla e non fa scenate. Diciamo che, adesso esageriamo volutamente per farvi capire, l'obiettivo di questo trattamento è questo, cioè andare a sollevare quello che noi chiamiamo il terzo inferiore del volto, quindi sostanzialmente la zona della mandibola, questo contorno, senza appesantire il viso, cioè non andiamo a iniettare volumi qua, sullo zigomo, su questa zona, perché avremmo l'effetto contrario, se metto un peso scende. Questo è il concetto. Noi mettiamo qua, sulla tempia, appunto filler temporale, cioè faccio volutamente, le creo un bozzo, un ponfo, che ovviamente è invisibile, non si vede, non si nota, cioè semplicemente si sente. Se si sente non me lo schiacciare, perché se me lo schiaccio e me lo sposti... Okay, ma nel tempo rimarrà? Rimane qualche mese, come tutti i filler, 4, 6, 8 mesi, e lì dipende molto. Da noi, da quanto riassorbe, esatto, giusto? Dipende da quanto sei fortunato. Ok. Appunto, il concetto, ricordatevi sempre che il ponfetto lo sentite, ben venga che lo sentite, non dovete spostarlo, anche sciocchezza. Se andate dal parrucchiere, diteglielo quando vi lava i capelli di non frizionare, di non massaggiare forte,
perché se lo spandete non succede nulla di grave, però semplicemente viene meno quell'effetto, passami il termine, tirante, okay, che serve a sostenere. Okay. Si fa a cannula, quindi il fastidio che ti darò è una puntura per lato. Ok, niente di più. Va bene, andiamo? Sapete che io non sono padrosa. andiamo. Eccoci qua. Allora, cominciamo. L'unica cosa, appunto, Silvia, ti dicevo, una piccola punturina qua davanti l'orecchio, è l'unica cosa antipatica che ti faccio. Adesso qua ovviamente disinfettiamo, spostiamo i capelli, piccoli eventualmente residui di trucco, anche se tu non ti trucchi. Adesso ti pungo. Facciamo, diciamo, il foro d'ingresso. Ti pungo. Ovviamente Silvia non batte ciglio perché è indistruttibile. Vedete che muovo leggermente l'ago, ma giusto per, diciamo, tenermi il buchino più in evidenza. Togliamo l'ago. Non c'è una goccia di sangue. Un buchino minuscolo, si fa quasi fatica a vederlo. Già, ragazzi, mi chiederete, fa male? Non si sente niente. Adesso Silvia, l'unica cosa che sentirai, sentirai un po' spingere. Okay. Niente di più. Teniamo sempre ben pulito dove abbiamo fatto. E adesso io entro. Questa è una cannula, quindi non taglia, non è traumatica, è una cosa smussa. La vedete che l'ho messa e ora Silvia, pazienza che vado a romperti le scatole. Saliamo, un movimento molto dolce, vedete che Silvia non... Non è davvero una cosa... Stavamo parlando, mi chiedeva, ma c'è un'età da cui cominciare? No, esatto, sì. Si può fare sempre, non c'è un limite in basso, non c'è un limite in alto, ovviamente non lo facciamo a mia figlia che ha 2 anni, Silvia ne ha 20, non di più e quindi... Certo. Vedete? La cannula è entrata tutta. Adesso Silvia aspira un pochino, giusto per essere sicuro di non aver preso vasi o cose ben più nobili. Perfetto. Ora iniettiamo. Dobbiamo semplicemente dire che non avrai dolore nella fase di iniezione, semplicemente potresti sentire un pochino frizzare, sfriccicare il filler che viene iniettato. Tengo queste dita sopra, non per schiacciarla la testa, ma per far sì che il mio ponfo resti ponfa, perché se non lo blocco il filler va dappertutto e sprechiamo il trattamento. Senti qualcosa? No, sono bella tranquilla, rilassata, quasi potrei dormire, ti giuro. L'unica cosa che il paziente deve avvertirci è se durante l'iniezione sente dolore, perché può essere che li siamo andati fuori zona. Basta parlarsi, come sempre. L'abbiamo messo e ora, siccome non sono stato contento di averla bucata, ora le schiaccio anche la testa. Semplicemente modello il mio ponfetto. Ovviamente ho un po' di pressione, ma vedete che non la sto uccidendo e non le sto bucando la testa. Infatti abbiamo fatto il nostro ponfetto. Silvia, toccati con un dito, sentilo qua. È un bozzo, ovviamente non si vede. Ok, che bello. Adesso. Allora, lato fatto, lato non fatto. Sai, si vede molto poco, perché mi piacciono proprio i trattamenti che rendono più freschi, ma non si vedono tanto. Io la differenza l'ho fatta allo specchio e questo lato si vede molto più definito. Questa, esatto, vedi, proprio... abbiamo... Vi faccio solo vedere una cosa, non si vede nulla, non si vede neanche dove le ho fatto il puntino, non c'è niente. Vedete come si è ridefinita, come si è sollevata. Ovviamente sì, usiamo questi termini impropri, ma non è che si è snaturata il viso. Tirato. Esatto, non è che abbiamo fatto un lifting chirurgico. Abbiamo quelli, fatto... insomma, che vediamo, che so, dalle celebrity, se super tirate, esatto, il Foxy Eye, quello tagliano qua sostanzialmente. Beh, un effetto tirante richiede chirurgia. Qui okay, le medicine. Non è quello che vogliamo. E non è quello che serve. Soft, come se avessimo dormito e fossimo tornati a 10 anni fa, tipo. 10, dai. Esatto. Facciamo altro lato? Altro lato. Andiamo. Altra puntura. Vado, Silvia, ti pungo, uh-huh, scusami. Ok, saliamo. Vedete che pian pianino saliamo nella zona che ci interessa. Qui c'è un po' più di compattezza, quindi forse anche per quello che hai sentito più fastidio. Non siamo fatti come gli specchi, quindi un po' di asimmetria è normale. Quasi finito, Silvia, di darti, uh-huh, noia con questa fase.
Sentito qualcosa? No. Bene. Adesso, come vi dicevo, manovra di sicurezza. Aspiriamo un pochino. Come va? Bene, bene. Adesso Silvia, ti come prima. Tutto bene? Sì. Bene. Io vado pian pianino, così non ti creo cose strane, effetti strani, non senti sforzare troppo. Qualunque cosa tu mi avverti. Senti fastidio sull'iniezione? No, no, no. Senti dolore? No. Senti un po' sfregare, non ti preoccupare, come ti spiegavo il prodotto. Scusa le mie mani che schiacciano, ma le mani servono a evitare che il prodotto vada in giro. Se va in giro, avete sprecato tutto. Silvia, anche qua ho finito, volevo dirti. Esco pianissimo, così non senti effetti strani. Perdonami, ma devo schiacciarti la testa. Come va? Bene. Da questo lato ho fatto leggermente di più, perché ovviamente è un viso bellissimo, ma non è un viso simmetrico, ma nessuno di noi è simmetrico in senso geometrico, quindi non andiamo a fare queste... Tutti il giochino delle due foto tagliate, messe esatto, in quando facciamo questo giochino dobbiamo anche tener conto del tuo viso, non dobbiamo snaturarlo, non dobbiamo... Quindi qui sentirai un ponfo diverso, un po' più basso, un po' più... un filo più largo, insomma, piccole differenze che, se posso darvi un consiglio, fanno bene. Cioè, una piccola simmetria fa bene, non dobbiamo snaturare come sei fatta. Vuoi sentirti dove c'è il mio dito? Senti lui, non ti spaventare, non ti impressionare, ti ho fatto... mi hanno messo le corna oggi. Grazie. Allora, torna seduta, così facciamo vedere... Tutto bene? Benissimo. Te l'ho detto. Adesso hai ripreso una naturale simmetria. Vedete come il suo bordino è salito e la sua faccia vale più di tutte le mie chiacchiere. Adesso ragazzi facciamo la solita bio, solita perché insomma l'avete vista tantissime volte sia qua sul canale che su Instagram, perché spesso quando vengo dalla dottoressa faccio qualche secondo di ripresa, quindi lo sapete, si fanno un po' di confettini su tutto il volto, insomma quando magari dopo a casa con tranquillità riparliamo di che cos'è la biostimolazione, la biorivitalizzazione che più si voglia. Che è il mio trattamento proprio d'elezione, quello che mantengo tutto l'anno, che mi piace tantissimo. Sono molto soddisfatta. Ti piaci? Molto. Belle, sono contento. Thank you.
ragazzi, ho preso un po' di cianfrusaglierie per fare i pacchetti, un po' presa da Tiger, però c'erano di nuovo quelle etichette che già vi ho fatto vedere a casa, quindi sto passando in un punto super buio, quindi avrei dovuto prenderne altre 4 uguali a quelle, ma io le valo diverse, quindi non le ho prese. Ho preso un nastro oro, dei nastrini di tessuto e la tazza dei cuoricini, che comunque alla fine ho preso più cose di quello che sicuramente mi servirà, ma tanto sempre diciamo una scatola dove tengo tutti i nastri e queste cose, in modo che nel momento in cui devo fare un pacchetto o qualcosa a casa, magari anche per l'anno prossimo, per dire, quest'anno qualcosa infatti ho riutilizzato dell'anno scorso. E poi sono entrata in un negozio di un ragazzo cinese che sta a fianco a Tiger e ho preso altre cosine, quindi appena arrivo a casa ve le faccio vedere. Sono andata a piedi fino alla fermata dell'84, perché il tram praticamente mi porta all'incrocio con un altro autobus, che però è un autobus non sempre super ben frequentato, che preferisco non prendere, e quindi vado fino all'incrocio con l'autobus 84 e prendo quello. Molto stanca, perché è una settimana che non sto per niente dormendo bene, cioè proprio faccio un sacco di incubi e come al solito d'altronde, però ho un sonno agitato, non sto per nulla, cioè non è un sonno sereno, infatti mi vedo veramente stanca, voglio valutare come mi vedo diviso domattina dopo che avrò, spero, dormito un po' meglio, perché mi proprio, cioè, sono esaurita da questa settimana, ma non per un lavoro particolare, cioè non faccio niente di distruggente, per carità di Dio, però sono quelle robe di quando non si riposa bene. A una certa età non riposare bene non è come quando a 20 anni andavamo a ballare, no? Ok, veniamo al trattamento. Io sono molto contenta, ho chiesto, come avete visto, al dottore se servisse proprio per questa zona, e lui mi ha detto che l'avete visto anche voi, che più che altro è per questa che si chiama la jawline, quindi per un pochino di lassità che ci può essere qua. Ovviamente, ragazze, bisogna sempre capire che è un risultato da medicina estetica. Non voglio, e neanche ci si può aspettare, ma non è comunque quello che vorrei, un risultato da chirurgia operativa, insomma, da operazione chirurgica, dove chiaramente viene fatta l'incisione, viene tirata la pelle, tipo si tratta di mini lifting, in sostanza. Questo è assolutamente un'altra cosa. Deve, non, cioè, guardandomi uno deve dire non vedo differenze, perché non deve saltare all'occhio, deve sembrare semplicemente che siate riposate, fresche e con un viso maggiormente disteso, ma quella roba impercettibile. Ma credo che se avete visto il video di ieri, ormai anzi dell'altro ieri, a questo punto sì, di 2 giorni fa in sostanza, quindi il vlog 14, avrete visto praticamente il vlog 14, avrete visto alla fine che ho messo la clip di quando il dottor Biafora la fa la dottoressa Iacchini, cioè sua moglie, e la differenza è impercettibile, ma un lato è sensibilmente più fresco, più riposato, leggermente più appunto tirato verso l'alto, molto tra virgolette. Quindi alla fine, anche se insomma ho capito che per questa zona effettivamente, quindi per proprio per la palpebra, c'è come unica soluzione proprio definitiva, diciamo, la blefaroplastica chirurgica, che non so se mai farò, non sono contraria, non sono favorevole, non ho ancora un'idea, per il momento è no, ma vedremo, anche perché quest'anno, insomma, lo sapete, ho concluso una spesa molto importante, che è quella
per i denti devo fare nel 2024 l'intervento per le gengive, quindi insomma per il momento non è una cosa, diciamo, in cantiere da fare domani, ecco. Però visto che l'effetto è appunto quello di rinfrescare un po' il volto con estrema naturalezza e con estrema eleganza, perché poi ho visto che entrambi, marito e moglie, sono proprio su una linea di estrema sofisticatezza ed eleganza, quindi per esempio chi vuole le labbra, il filler labbra estremamente spapperato, con le labbra veramente super gonfie, non va da una dottoressa come la dottoressa Iachini, che ha comunque sempre una mano molto elegante, molto leggera, a mio gusto ovviamente. È sempre un parere personale, poi lo ribadisco, se a una persona piacciono gli interventi un po' più visibili va benissimo per lei, però io cercavo proprio che il medico a cui mi sarei rivolta sposasse, ecco, quella che è la mia filosofia in merito. Quindi ho deciso di farlo, e domani, insomma, non sono così stanca, mi sveglierò, farò tutta la mia skincare eccetera, e vedrò la differenza. Intanto, anche al momento, pur essendo stanca, mi sembra un bel risultato, quasi praticamente impercettibile, quindi io è quello che volevo, sono molto contenta. Non fa praticamente male, ragazze, assolutamente. L'unica cosa, stasera non mi allenerò, perché quando si fanno trattamenti di filler, come anche mi pare di Botox, se non mi sbaglio, è meglio non allenarsi per qualche giorno. Per il Botox minimo mi pare che sia 48 ore, non vorrei dire una cavolata, però non che ci siano particolari controindicazioni, però proprio perché, diciamo, si vuole essere super super cauti, non si stressa il corpo con ulteriori, mettendolo alla prova con ulteriori cose, visto che comunque ha fatto un trattamento, ecco, ma proprio per essere extra, persone extra coscienziose. Quindi non mi allenerò, riprenderò tranquillamente il lunedì, oggi è venerdì, sono allenata tutta la settimana, va benissimo così. Ah sì, che io quando faccio poi peraltro tipo la biorivitalizzazione, che è il trattamento che faccio ogni mese, quindi a maggior ragione adesso che ho fatto questa biorivitalizzazione, il filler temporale, di regola non faccio trattamenti ulteriori per quella giornata, o comunque in quei due giorni successivi lascio un attimino riposare la pelle, perché non mi va di stressare troppo la pelle. Quindi non faccio microcorrente e non faccio magari esfoliazioni, lascio un attimino riposare la pelle 2-3 giorni con una skincare normalissima. Quindi, siccome sono stata in giro, adesso vado a lavare il viso semplicemente con un detergente, e vado di Essence Sieri. Stasera appunto non metterò la esfoliante, anche se toccherebbe alla Alpha H, si chiama, sì, Gold, Liquid Gold Rose, credo che si chiami, ecco, non metterò quella, metterò quella, la bava di lumaca, e poi tonico, quindi quella, Sieri, poi crema, contorno occhi e via, basta, normalissimo. Un bel sonno ristoratore che mi aiuterà a ristabilirmi da questa settimana veramente di sonno. No, non è andato bene, mi metterò a cucinare, però prima vi faccio vedere le cosine che ho preso da Tiger. Quindi adesso skincare, ragazze, e ci vediamo fra poco. Skincare fatta, pelle super idratata, ho usato questo prodotto che vi ho fatto vedere varie volte e, ragazze, io lo amo e l'ho finito, infatti. Me l'aveva mandato a Ava, guardate, non ce n'è praticamente più. Dovrebbe essere tipo una maschera, però è tipo una crema, ragazze, cioè voi la mettete su, vedete, rimane un pochino in superficie, nel senso un po' più come maschera che non come una crema che si assorbe, però la sentite che rimane lì proprio a, non so, idratare molto bene la pelle. È una bomba di idratazione ed è al ialuronico, si legge, e secondo me è veramente un prodotto ottimo ottimo. Se soffrite di pelle disidratata dovete assolutamente tenerlo in considerazione come possibile acquisto per la vostra skincare. Poi vi faccio vedere adesso che cosa ho preso da Tiger. Mi sono portata la mia bustina. Allora, innanzitutto ieri ho rispolverato la mia tazza, ve la ricordate quando facevo i vlog, ma avevo sempre questa nel 2021, credo di averla presa quell'anno, ed è appunto perfetta perché ci sta lì sotto, credo di avervelo detto forse in una clip prima, mi sta rivenendo adesso in mente, abbiate pazienza. E appunto me la sono ripresa perché vorrei che appunto ce l'avesse anche Chris, uguale alla mia, quando fa colazione qua. E quindi, no, non è esattamente uguale, ma quasi, dai, l'hanno rifatta, questa forse si è scolorita nel tempo,
è leggermente più intensa, questa è la vecchia e questa è la nuova, vedete, l'hanno rieditata, però non sono esattamente uguali, questa secondo me ha perso un po' di colore, però vabbè, sono quasi uguali, diciamo, e sono perfette per il caffettone americano, quindi sono contenta, quindi questa la devo lavare, mentre questa l'ho appena lavata. Stacchiamo qua, ok, questa va a lavare. Poi vediamo cosa ho preso per i pacchi, devo nascondere tutto perché... Ah, Chris non viene stasera perché è arrivato tipo poco fa dalla sua gita sui monti, è arrivato a casa, quindi povero, è morto, anche perché ieri il furbacchione... Cioè io ho detto, Chris, vai a dormire alle 9, tipo mettiti a letto col libro verso le 9, ti rilassi, poi ti verrà sonno. E devo far questo, e devo far quello, e mi devo rasare i capelli. Poi nel weekend vengo da te, non ho i capelli rasati. Domani devo preparare, devo ancora preparare lo zaino, voglio suonare un pochino, voglio vedere, voglio fare l'allelamentino. Ragazza, è andata a letto che era tipo 1:30, ho dormito 3 ore. Quindi è distrutto. Va bene, comunque, quindi viene qua domattina. Bene, perché comunque anch'io sono molto molto stanca, colgo l'occasione di staccare veramente da tutto, da tutti, mettermi là col mio libro, insomma, a volte la solitudine è una cosa bella, nel senso che non è una solitudine dell'animo, no? Non è che uno si sente solo solo perché è solo, uno si sente solo quando ci sono dei fattori che lo fanno sentire solo, ma stare da soli, ritagliarsi i propri spazi è super salutare quando ovviamente per il resto sei sereno, ecco, ok, io sono serena, lui è sereno, quindi due serate da soli ci fanno solo bene per fare un po' le nostre cose, leggere eccetera, quindi domani mattina arriva qua, se non arriva super presto io vorrei svegliarmi e andare a comprare appunto gli ingredienti per fare la pasta poi all'ora di pranzo, perché poi so che se no non ci andiamo, quindi vorrei fare un saltino velocino all'Eurospin a prendere la ricotta di pecora e... gli gnocchetti, quelli sardi, finti sardi, che sono quelli che l'Eurospin chiama gnocchetti sardi, quel formato di pasta era buonissima, lo vorrei ribadire. Quindi ho preso questo che tipo legherò al pacco più grande, perché Christopher ha un pacco come regalo che gli ho fatto io che contiene una cosa un pochino grossa, quindi ci vuole, diciamo, qualcosa che decori bene, e ho preso questo e ho preso anche questo che pensavo tipo di utilizzare per intrecciarlo, che so, al pacco, quindi magari verrà una roba del genere, no? Questo lo utilizzerò tipo nastro per il pacco, ovviamente ci metterò anche nastro normale, poi ci intreccerò questa roba rossa. Anzi, uso la carta di Tiger, perché questi non li ho presi da Tiger, questi li ho presi nel negozio del ragazzo cinese che ha un negozietto in corso 22 marzo accanto proprio al negozio di Tiger, e siccome Tiger era sguarnito di ste robe sono andata da lui e mi sono rifornita. Bene, quindi ho messo qua il coso, il ghirlandone. Poi sempre da quel ragazzo ho preso questo coso che vediamo cosa ha dentro, ragazze. Non c'è niente di maggiormente vlog malizio che queste cose qua, no? Voglio dire, ah, allora, ah, carino, vedete, sempre da appendere nei pacchetti, ci sono due palline, due campanelline, carine, un Merry Christmas, bellino, carino, posso metterlo con la lenza, un tamburo, ecco, facciamo festa, un tamburo, poi un fiocchetto, eccolo qua, un fiocchetto, due pacchetti diversi, uno così e l'altro così, devo trovare il modo di attaccarli, e un altro tamburo e un candy cane, questo mi piace tantissimo, i bastoncini tipo, insomma, quelli di zucchero, no? Poi ho preso sempre da quel ragazzo questi cosini che giustamente si possono usare anche per fare l'albero di Natale, ma io li voglio appendere ai pacchi, voglio che abbia dei pacchi molto belli, perché quelli dell'anno scorso, ragazze, erano meravigliosi, avevo fatto dei capolavori molto molto belli, forse i pacchi più belli che ho mai fatto nella mia vita, e questi qua sono veramente belli perché sono tipo di legno.
guardate che belle, due stelle così, mi piacciono da morire. E ho preso, visto che mi piacevano tantissimo come erano fatti, ho abbondato, perché tanto queste cose le conserverò, possono servire in futuro. Le rennine, belle, sempre di legno, e non paga di tutto questo. Ho preso anche gli alberi di Natale, molto belli. Invece da Tiger ho preso questo rotolo per fare un po' di riccioli, perché quelli di, che ho preso di spago sono veramente troppo piccoli, cioè troppo sottili, lo spaghettino che avevo preso, quindi boh. Poi ho preso questi qua, perché i cuori non bastano mai, mi piacciono da attaccare, tipo che so, qualche pacchettino potrebbe essere tipo così, no? O con la campanellina, oppure bello così, questo trio, beh, so, vabbè, vedrò cosa fare. E poi ho preso questi, ho preso un botto di roba. La carta ce l'ho già, ho un rotolo rosso, è un rotolo color carta da pacchi con i cuoricini rossi, a me piace molto il color carta da pacchi. Ho la carta tutta rossa, non mi piace la carta quella con tutti i disegnini vari, cioè mi piacciono le carte semplici, carta da pacco è quella che preferisco. Mamma che faccia stanca da sonno che mi vedo. Bene ragazze, questo è quanto, sono tutti gli acquisti che ho fatto, diciamo, per fare pacchi e pacchettini. Quindi adesso metto a cuocere la mia cena. Vi saluto perché così riesco a riposare, domani mattina a svegliarmi in un orario decente, fare le mie cose, tenervi compagnia con il vlogmas, insomma, tutte queste belle cose che se fossi stanca tipo domani, so già che essendo sabato mi viene da svegliarmi tipo tardissimo. Quindi veloce veloce cenina, credo che appunto cucinerò il mio brodino e le fettine di pollo, proprio qualcosa di super normalissimo, e dei broccoli così, e salirò su a leggere il libro e basta. Io vi ringrazio e ci tenevo a mandare un saluto particolare a quella ragazza che ieri ha scritto quel commento sullo straccio, perché io da ieri che mi sono pentita di essermi incavolata un po' così nella fine del vlog di ieri, perché sono ovviamente umana e come tutti ci sono rimasta male, e ogni tanto ragazze, cioè, si sa che noi che pubblichiamo contenuti riceviamo commenti a volte non proprio carini, anche noi abbiamo delle giornate difficili, anche noi siamo esseri umani, anche noi siamo emotivi, anche noi abbiamo dei momenti in cui ci sentiamo giù, e quindi insomma vabbè. Però poi mi pento, perché non è mio costume, non è... cioè, non sono fatta così di regola, no? Non ho questo tipo di modo di reagire alle cose. Quindi, anche se secondo me tu hai detto qualcosa che potevi evitare di dire, mi dispiace di aver così, di aver fatto un po' questo exploit, un po' che si vedeva che insomma ero un po' incavolata, no? È umano, sì, però cerco sempre di evitare, perché non mi piace, non mi piace proprio reagire in questo modo, quindi non importa quello che hai detto, io ti mando un abbraccio e spero che tu starai guardando il video, e se non lo, se lo stai guardando e mi scrivi qualcosa mi fa super piacere, e scambiamoci un gesto, un segno. Dicevano così in chiesa, no? Io non sono cattolica, ragazze, non so niente di queste cose, però mi pare che dicessero scambiatevi un segno di pace, e questo è il mio segno di pace per te, perché vorrei sempre una community dove ci trattassimo con empatia, ci capissimo, insomma, che l'altra persona può essere ferita da un commento fatto in maniera non attenta, ok? E quindi un bacio e spero che sia tutto risolto. E noi ci vediamo domani, ragazze, noi ci vediamo domani, vi auguro una buona serata se state guardando questo video di sera, se no un buon inizio di giornata, un buon weekend, perché lo starete guardando a questo punto, ritengo appunto di sabato, e il Natale si avvicina e dobbiamo essere tutti più buoni.